Qual è uno degli argomenti più gettonati nei gruppi online di chitarra? Il circolo delle quinte. E qual è una delle risposte più frequenti che viene data quando si chiede cosa bisogna imparare per poter improvvisare? È sempre il circolo delle quinte. E qual è una delle domande più comuni che trovate sui siti di chitarra? Come faccio a memorizzare il circolo delle quinte? E come faccio se ho il telefonino scarico e non posso scaricarmi un'immagine del circolo delle quinte e non me lo sono neanche tatuato sul palmo della mano? E poi ci sono da memorizzare le scale, le triadi, gli accordi, gli intervalli. Beh, a parte gli scherzi, sembra che per molte persone effettivamente il circolo delle quinte possa risolvere praticamente tutti i problemi di composizione, di modulazione, anche di improvvisazione. E sicuramente è uno strumento molto interessante e molto importante per un musicista, non solo per un chitarrista. Ma in realtà cos'è il circolo delle quinte? Il circolo delle quinte è semplicemente la rappresentazione grafica di come noi possiamo modulare da una tonalità all'altra cambiando semplicemente una nota, quindi aggiungendo un diesis o un bemolle. E ogni volta che aggiungiamo un diesis, noi ci muoviamo con la fondamentale, con la tonica, ci muoviamo di una quinta. E quindi se noi seguiamo il circolo delle quinte in senso orario, noi troveremo una serie di tonalità che sono ognuna la quinta della tonalità precedente e ognuna avrà un diesis in più. Se ci muoviamo invece nel senso contrario, quindi nel senso antiorario, noi invece aggiungeremo ogni volta un bemolle, questo sempre partendo da Do che non ha alterazioni, noi aggiungeremo un bemolle e ci muoveremo in questo caso per quarte, che è l'intervallo poi complementare della quinta alla fine. E quindi girando in uno dei due sensi ci ritroveremo poi sempre al punto di inizio. Ovviamente poi ci sono altri modi di rappresentare il circolo delle quinte aggiungendo altre informazioni. Quali sono gli accordi in una determinata scala, in una determinata tonalità, quanti diesis, quanti bemolle ci sono, eccetera, eccetera. Il problema è memorizzare tutte queste informazioni, perché non possiamo avere poi sempre sotto mano un'immagine del circolo delle quinte. Ma la cosa, secondo me, di cui molti non si rendono conto, è che quando noi abbiamo in mano la nostra chitarra, noi praticamente abbiamo in mano un computer, abbiamo in mano un calcolatore, abbiamo in mano uno strumento che ci permette di vedere tutte queste relazioni, tutte queste informazioni con poca fatica. È come su un computer, semplicemente dobbiamo premere la combinazione di tasti giusta e ottenere le nostre informazioni. Ad esempio, nel nostro caso, quello che ci interessa al momento è trovare la successione delle quinte. E quindi possiamo partire osservando la nostra chitarra. Noi sappiamo benissimo che queste due corde sono scordate, in questo caso, in quarte. La chitarra è accordata in quarte. Quindi questo intervallo è una quarta, quindi Do, Fa ovviamente è una quarta. Do, Sol è una quinta. Noi sappiamo che sulla chitarra le forme, le diteggiature, anche se ci spostiamo di posizione, rimangono costanti. Non è come su una tastiera che ogni volta dobbiamo stare a guardare quanti diesis, quanti tasti neri, bianchi ci sono. Quindi, se questo intervallo è una quinta, ovunque lo prendiamo sarà sempre una quinta. Quindi possiamo osservare questa forma come una specie di L, se vogliamo. Quindi un po' come il movimento del cavallo sugli scacchi. E questa forma è sempre una quinta. Quindi ovunque noi andiamo, questa sarà sempre una quinta. Quindi il primo problema si risolve facilmente. Noi dobbiamo cercare la serie di quinte che partono da Do. E quindi noi ce le troviamo. Quindi in realtà sarebbe anche molto semplice da memorizzare, anche se prese così può essere un po' dispersivo e complicato. Possiamo usare un sistema più semplice. Possiamo considerare che il Sol lo troviamo anche qui sotto, all'ottava inferiore. Quindi come questo movimento a L è una quinta, questo movimento più ampio a L è un'ottava. Quindi se Do Sol è una quinta, e quindi Sol è la nostra tonalità successiva, noi possiamo prendere il Sol qui e la tonalità successiva sarà Re. Da Re, in teoria, dovremmo andare a La, che troviamo anche qua sotto. Successivamente ti porta a Mi. Quindi il giochino diventa molto più semplice, perché invece di andare su per la tastiera in questa maniera, possiamo semplicemente ripetere questo schema. E questa è la serie delle quinte. Do,
Sol, Re, La, Mi, Si, Fa diesis e Do diesis. Quindi ogni volta praticamente abbiamo aggiunto un diesis e quindi abbiamo 0 diesis, 1 diesis, 2 diesis, 3, 4, 5, 6, 7. Infatti la tonalità di Do diesis ha 7 diesis. E quindi la prima parte del circolo delle quinte, quello che si muove appunto per quinte aggiungendo diesis, è estremamente semplice da trovare. Ma possiamo anche trovare quali sono i diesis che cambiano, perché in tante rappresentazioni del circolo delle quinte noi troviamo anche l'indicazione, oltre del numero dei diesis, anche di quale diesis viene aggiunto. Allora, se noi partiamo da Do e ci spostiamo a Sol, aggiungiamo un diesis. Questo diesis sarà ovviamente sarà la settima più della nuova scala, che non è presente infatti in Do. Do è, mentre Sol, e quindi la nota che stiamo cercando è il Fa diesis, quindi è la nota ovviamente un semitono sotto la nuova fondamentale. The Simpsons. Scusate. La prossima, siccome la prossima tonalità è Re, avremo Do diesis come diesis che aggiungiamo. E poi ancora avremo Sol diesis per andare a La, Re diesis per andare a Mi e via dicendo. Per semplificare le cose, siccome ovviamente anche questi diesis che aggiungiamo, siccome sono la settima più della nuova tonalità, anche questi si muoveranno sempre per quinte. E quindi noi possiamo partire dal primo, che sappiamo che è Fa diesis, e ripetere lo stesso schema di prima. Quindi Fa diesis, Do diesis, Sol diesis, Re diesis, La diesis, Mi diesis, Si diesis. E quindi con questo metodo noi possiamo trovare non solo la sequenza di tutti i diesis che compaiono nel circolo delle quinte, ma anche di tutti i diesis come compaiono su uno spartito. Infatti i diesis in uno spartito non sono messi lì in modo casuale, seguono un andamento ben specifico. Quindi se noi prendiamo uno spartito vedremo che i diesis in chiave seguono esattamente quest'ordine, quindi Fa diesis, Do diesis, Sol diesis, Re diesis, eccetera, eccetera. Ma questo è solamente metà del circolo delle quinte, perché anche se si chiama circolo delle quinte, poi in realtà, girando la rovescia, noi giriamo per quarte per trovare le tonalità con il bemolle. E quindi partiamo sempre da Do, e abbiamo detto che ci muoviamo per quarte. Quindi qui sarà anche ancora più semplice, perché la quarta è la nota esattamente sopra. Quindi è un Fa. Quindi noi potremmo trovare la nostra tonalità con il bemolle in questa maniera molto semplice. Quindi dal Do, Fa, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle e Re bemolle. Ne mancherebbero un paio. Ma anche questo metodo può essere un po' scomodo, quindi possiamo sfruttare lo stesso principio di prima. Da Do a Fa, da Fa andremo a Si bemolle, ma Si bemolle lo troviamo anche all'ottava sotto. La nota successiva sarebbe il Mi bemolle e poi quella successiva ancora sarebbe il La bemolle, che lo troviamo qui. E quindi possiamo usare lo stesso metodo di prima e semplicemente scendere lungo queste due corde e trovare la nostra tonalità. Da Do a Fa, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Sol bemolle e Do bemolle. E quindi abbiamo aggiunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bemolle. Ovviamente quando arriviamo al Re bemolle, che corrisponde a Do diesis, ci saremmo già ricongiunti al giro che facciamo in senso orario. Quindi è ovvio che alcune tonalità sono sovrapposte, sono enarmoniche, hanno nomi diversi anche se la nota in realtà è la stessa. Do diesis e Re bemolle sono la stessa nota, Sol diesis e La bemolle sono la stessa nota, Si e Do bemolle sono la stessa nota. Girando in senso antiorario, noi vedremo che in questo caso è il bemolle che dobbiamo aggiungere ogni volta è esattamente la stessa nota della tonalità che segue, cioè per suonare in Fa dobbiamo aggiungere Si bemolle, per suonare Si bemolle dobbiamo aggiungere Mi bemolle, per suonare Mi bemolle dobbiamo aggiungere La bemolle. E quindi fondamentalmente anche qui, siccome si muovono sempre in quarta,
Se noi vogliamo vedere quali sono i bemolle che dobbiamo aggiungere, dobbiamo partire da si bemolle, quindi si bemolle, mi bemolle, la bemolle, re bemolle, sol bemolle e si bemolle e do bemolle. E anche in questo caso l'ordine dei bemolle che troviamo è lo stesso in cui compaiono su uno spartito. Quindi partiremo sempre dal si bemolle, mi bemolle, la bemolle, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo visto che utilizzando queste forme geometriche noi possiamo ricavare tantissime informazioni dalla nostra chitarra. Ma non è finita qui, perché in tante immagini del circolo delle quinte noi troviamo ancora altre informazioni. Noi possiamo avere, come in questo caso, un'indicazione degli accordi che troviamo all'interno di una singola tonalità. E ovviamente viene indicato quali accordi sono maggiori e quali accordi sono minori. Abbiamo visto all'inizio che questa è una quarta e questa è una quinta. E noi dovremmo sapere, se abbiamo studiato un minimo di teoria, che all'interno di una tonalità gli accordi maggiori sono costruiti sul primo, sul quarto e sul quinto grado. Quindi in questo caso Do, Fa e Sol sono gli accordi maggiori della tonalità. Quindi sono accordi che usano note, in questo caso della scala di Do maggiore. E quindi abbiamo comunque sempre questa forma a L, se vogliamo. Oppure potete trovare voi il vostro modo di rappresentarvela visivamente, che vi sia chiaro e che potete ricordare facilmente. Se vogliamo invece gli accordi minori, in un certo senso dobbiamo ribaltare questa L e partire da quello che è il sesto grado. Quindi se questo è il primo, quarto, quinto, questo è il sesto, e questo è il terzo e questo è il secondo. Volendo potremmo ragionare anche alla rovescia, questo è il primo, secondo e terzo. Ecco, comunque noi possiamo rappresentarli visivamente come una L così e una L così. Quindi qui avremo il sesto grado che è la minore, qui avremo il terzo grado che è mi minore e qui il secondo grado che è re minore. Tutti ovviamente accordi costruiti con note che appartengono a Do maggiore. Rimane ancora l'accordo sul settimo grado, che è Si nel nostro caso. E quindi noi possiamo immaginare il Si come ovviamente un semitono sotto alla fondamentale. Ci sono vari punti dove noi possiamo immaginarcelo, questo può essere il più semplice. Questo può essere un altro. Comunque su questa nota noi costruiamo l'accordo semidiminuito. Quindi anche qui, con pochissimi movimenti, noi abbiamo ricostruito anche gli accordi che appartengono a una scala e quali accordi sono maggiori e quali sono minori o diminuiti. E direi che questo più o meno ci dà tutte le informazioni che generalmente troviamo sul circolo delle quinte. Quindi, riassumendo velocemente, per trovare le varie tonalità del circolo delle quinte dobbiamo seguire semplicemente questo piccolo schema. Do, Sol, Re, La, Mi, Si, Fa diesis, Do diesis. Se vogliamo sapere il numero dei diesis dobbiamo semplicemente contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se vogliamo sapere quali sono i diesis aggiungiamo la nota prima della nuova tonalità. Se vogliamo, per andare a Sol aggiungiamo Fa diesis, per andare a Re aggiungiamo Do diesis, per andare a La aggiungiamo Sol diesis e via così. Girando dalla parte opposta, partiamo da Do, la prima tonalità con bemolle è Fa, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Sol bemolle, Do bemolle. In questo caso abbiamo visto che i bemolle partono dalla tonalità successiva, quindi il bemolle che aggiungiamo per Fa è Si bemolle e poi andando scendendo Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Sol bemolle, Do bemolle, Fa bemolle. Abbiamo visto che possiamo vedere gli accordi, quindi maggiori, primo,
quarto, quinto grado, secondo, terzo, sesto grado, e per il settimo grado possiamo pensare dal Do di scendere di uno e trovare il Si. Per questo video direi che è tutto, fatemi sapere nei commenti se avete trovato questo sistema interessante e se avete trovato anche voi delle soluzioni, delle altre forme che state sfruttando. Ciao a tutti, al prossimo video!